Questo è il nuovo Palm 3 o Pro, un telefono di fascia alta completo, nel senso comprende il GPS integrato, il Wi-Fi, è un terminale UMTS HSDPA e ha una serie di caratteristiche che lo distinguono sia per il design, come vedete è uno schermo completamente piatto senza cornice, è un design molto accattivante. Lo caratterizza anche una serie di tasti rapidi con cui poi voi potete accedere direttamente alla rete Wi-Fi, quindi spingendo il tasto laterale parte direttamente alla ricerca del Wi-Fi. Abbiamo sopra il tasto per silenziare la suoneria, in cui immediatamente si può passare nella modalità silenzioso e vibrazione senza dover scorrere il menu impostazioni, modi d'uso. In più abbiamo qui i tasti del volume e un tasto personalizzabile, di default sulla telecamera, sulla fotocamera, ma è personalizzabile per le applicazioni che il cliente ritiene di utilizzare con maggior frequenza. Anche sul fronte, oltre a una tastiera estesa con la famosa tastiera QWERTY, abbiamo dei tasti rapidi per accedere direttamente alle funzioni di calendario e alle funzioni di email, di messaggistica, che comprende gli SMS, gli MMS e tutti gli account di posta elettronica, sia dell'ufficio, quindi su Microsoft Exchange, sia di posta privata come Yahoo, Gmail. Come vedete è un telefono insomma, abbastanza sottile e una caratteristica fondamentale è anche la batteria. La possibilità quindi di avere tutte queste applicazioni, il GPS, l'email, il wifi acceso, sono caratterizzate da una batteria da 1500 mAh che garantisce la continua connettività e l'utilizzo per un'intera giornata. Il nuovo 3O Pro si caratterizza anche da un design nella scatola, quindi sono state adottate una serie di innovazioni, prima di tutto questo taglio a 45 gradi che permette di esporre direttamente il telefono. Poi, togliendo il tappo della scatola, abbiamo già direttamente il device con la batteria inserita, quindi non ci sono più buste, bustine, laccetti da dover togliere. Togliendo la base, abbiamo una brevissima guida introduttiva con le caratteristiche principali e gli accessori. Anche qui, per diciamo, avere un approccio anche rivolto all'ambiente, sono stati utilizzati tutti i materiali riciclati senza cloro. All'interno troviamo l'auricolare, il cavo USB, il caricatore italiano e internazionale, inglese in questo caso. Non c'è il CD di installazione, questa potrebbe essere la prima osservazione, questo perché? Perché il software di installazione è contenuto all'interno del telefono, quindi basta collegare il telefono con un cavo USB al proprio computer e direttamente si sincronizza il proprio PC, la mail, le attività e tutto quello che c'è da sincronizzare. Come vedete utilizza come standard una micro USB, quindi è un cavo ormai reperibile in qualsiasi negozio, non è un cavo proprietario che può essere utilizzato sia per connetterlo al PC, sia per connetterlo al caricabatterie alla spina, in questo modo, questa è quella inglese, questa è quella italiana. E la stessa cosa anche per il caricabatterie da auto, quindi inserite solo nell'accendisigari e questo viene inserito.